Non si tratta di una bocciatura, si tratta di un invito a politiche di bilancio prudenti e al pieno uso per gli investimenti e le riforme del PNRR. Dall'Europa una promozione per il governo Meloni per come ha costruito la legge di bilancio. La riserva riguarda soltanto il disgraziato periodo del governo 5 Stelle, Partito Democratico con il superbonus. La manovra del governo Meloni, oggi criticata aspramente dalla Commissione europea, taglia le risorse per i servizi pubblici, colpisce le pensioni dei medici e delle donne. Il Partito Democratico presenterà delle proprie proposte per tutelare i salari e per difendere la sanità pubblica. Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo della manovra dopo il via libera con riserva dell'Europa. Cercheremo di capire quale sarà la ricaduta sui nostri conti, sulle nostre famiglie. Avete sentito nella copertina montata da Valentina Di Mambro le parole prudenti del commissario dell'Unione Europea all'economia Gentiloni e poi le reazioni politiche con foto di Fratelli d'Italia e boccia del Partito Democratico. Ma capiamo esattamente che cosa succederà. Lo facciamo con i nostri ospiti. Vi li presento subito in studio. Abbiamo un volto amico di Fuori TG, Laura Del Santo, dottore commercialista, che ci aiuterà a capire proprio nel pratico, poi praticamente che cosa succede per le famiglie. E accanto a lei Niccolò Bellagamba, il nostro Niccolò Bellagamba, che già sta leggendo i vostri commenti e ha tante notizie curiose. In collegamento da Ancona abbiamo un ex ministro, ma insomma competentissimo economista, Mario Baldassarri, che è, salve professore, ad Ancona, perché è il presidente della Fondazione Economia Reale, ma anche il presidente dell'Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende di Ancona, e perciò è in collegamento. Chiedo subito a lei un flash, un commento su questo, diciamo, via libera con riserva. Non ci siamo solo noi, ci sono anche altri 8 paesi, c'è chi è stato bocciato, c'è chi è stato completamente promosso. Noi abbiamo avuto un po' gli appunti, i compiti da fare a casa. Ma guardi, mi lasci fare una premessa per far capire a chi ci ascolta. In realtà noi in Europa abbiamo 2 polifemi, la Banca Centrale Europea, che lavora con un occhio solo guardando solo all'inflazione, e il bilancio federale, che negli Stati Uniti è il 25% del PIL, in Europa è l'1,5% del PIL. Quindi la politica di bilancio viene esercitata dai singoli stati nazionali con la sorveglianza della Commissione. Ma anche questo è un occhio solo, esatto, perché il giudizio viene espresso sostanzialmente rispetto al deficit e al debito pubblico. Ora, per capirci, la manovra per il 2024 è circa 24 miliardi, ma il Parlamento nelle prossime settimane approverà il bilancio pubblico dello Stato, che avrà quindi approvate 1.080 miliardi di spesa e 1.000 miliardi di entrate. Ma cerchiamo di tradurre concretamente questi numeri. Intanto capiamo che cosa c'è stato detto dall'Unione Europea. Sentite Niccolò Bellagamba. Né una bocciatura né una promozione, l'invito della Commissione Europea all'Italia è di prendere misure correttive per quanto riguarda la spesa per evitare di incorrere in una procedura di infrazione. Altri 8 paesi non sono pienamente in linea con i richiami di Bruxelles, tra cui la Germania e la Francia, con una posizione più pesante. Ma la differenza rispetto a molti di questi partner la fanno i dati su deficit ben oltre il 3% quest'anno e il prossimo e il debito pubblico eccessivo. L'Europa critica larga parte dei provvedimenti adottati dal governo, in primis il taglio del cuneo fiscale con un costo di quasi 11 miliardi e poi le misure sulle pensioni per lasciare prima il lavoro ancora troppo costose. La Commissione quindi vuole aspettare i dati finali del 2023 per emettere giudizio definitivo. Bruxelles invita anche il nostro paese a utilizzare i risparmi della riduzione delle misure contro il caro energia per ridurre il deficit ancora troppo alto, promosso invece lo stop al superbonus del 110%. Attenzione, perché tra poco parliamo di pensioni, di che cosa può cambiare e del superbonus e degli effetti, ma intanto chiedo
a Laura, che cosa Laura Del Santo, che cosa significa un po' per i nostri cittadini la preoccupazione? Beh, certo, la preoccupazione è probabilmente proprio quella che ci siano delle ricadute sulle famiglie, che le modifiche, le eventuali modifiche sulla manovra che adesso è in bozza abbiano delle ricadute soprattutto sul ceto medio, quello che si assesta sui 30-35 mila euro di reddito l'anno, perché sono le famiglie più favorite dalla manovra in quanto a taglio del cuneo contributivo, in quanto a riduzione delle aliquote. La paura è proprio questa, che poi il bilancio della famiglia non riesca a reggere eventuali modifiche peggiorative. E questo poi potrà succedere perché insomma aleggia sulla nostra manovra e sulle decisioni che prenderà il governo il rischio di una procedura di infrazione. Se ne parla a marzo, perché poi si vedrà i nostri conti alla fine dell'anno, che cosa avremo fatto. Però, come dire, se Gentiloni è stato molto diplomatico, è stato più duro Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione europea, che ha detto chiaramente continueremo a monitorare i conti pronti alla procedura già in primavera. Insomma, sembra un po' un avviso al governo, è così Baldassarre? Ma no, mi faccio ancora precisare, la manovra è di 24 miliardi. Ripeto, su 1.080 miliardi di spesa e 1.000 miliardi di entrate, quindi è una manovra piccolina. Il problema è che la Commissione europea, anch'essa, agisce con un occhio solo, perché guarda al deficit e al debito e non al complesso del bilancio. Di questi 24 miliardi, 15 sono con un piccolo aumento del deficit e quindi 9 sono i miliardi che si muovono all'interno di quei 1.000 miliardi complessivi di spesa. Quindi è una manovra che vale lo 0,5% del PIL, molto piccola e molto prudente anche in termini di andamento dei saldi finanziari, quindi del deficit e del debito. Sì, ma infatti in realtà questo è stato riconosciuto, un po' la nostra prudenza è stata riconosciuta, apprezzata, però quello che ci è stato detto tra le righe, lo sottolineava Dombrovskis, è che sono stati fatti dei risparmi, ma risparmi vengono utilizzati per effettuare altre spese e poi potrebbe cambiare qualcosa ovviamente sulle pensioni, sì, perché su quello un po' c'è anche la tirata d'orecchie che è arrivata dall'Europa. Sì, allora il professor Baldassarre ha ragione quando inquadra nello scenario generale. Qual è il punto? Il punto è che noi abbiamo il deficit troppo alto e cresce più del dovuto e il debito pubblico è oltre il 140%. Questo è il rischio anche se il bilancio del paese è molto più grande. Quindi l'Europa, per il rischio di procedura infrazione, perché si concentrerà su questo. E qui c'è il punto, Patrizia, perché nel mirino sono stati il cuneo fiscale, perché è totalmente in deficit, quindi non ci stanno soldi per ridurre le tasse, prendiamo in prestito altri soldi alle nuove generazioni, anche se le tasse vanno abbassate. E il punto è sulle pensioni. Quindi, intanto, notizia di oggi, sembra saltare il taglio delle pensioni dei medici, perché sennò se ne vanno via, quindi la rivalutazione sarà piena, quindi il governo su questo fa una retromarcia. Salverà i medici e tutti gli altri? Esatto, e tutti gli altri invece sembra che non siano salvati, cioè gli enti territoriali, le maestre, su questo avranno un taglio. Però attenzione, l'Europa ci dice che la spesa pensionistica, nonostante i tagli già previsti, è ancora troppo alta. Qui delle due l'una, o si riducono, ed è forse questo che le prevede l'Europa, tutte le possibilità di andare in pensione prima, cioè la quota 104, l'opzione donna, l'APE sociale. Insomma, non ci sono i soldi per fare tutte queste cose. Oppure si deve ricalcolare, perché questo è il vero tema, quelli che prendono la pensione in parte col retributivo, gli va ricalcolata col contributivo, cioè tanti soldi hai versato, tanti soldi incasserai di pensione. Però poi c'è il tema del super bonus, perché in un certo senso l'Europa ha detto va bene stopparlo perché è una questione di conti, ma Laura Del Santo, vengo da lei, questo impatto del stop al super bonus ha un impatto sulle famiglie e sicuramente sui conti pubblici e sui cantieri. Guardi questo servizio, perché la nostra Barbara Cataldi ha raccolto la preoccupazione di chi nei cantieri ci va a lavorare e guadagna il pane quotidiano. Guardate questo racconto che arriva da Imola. Siamo in uno dei nostri cantieri, ci sono due villette su cui stiamo facendo dei lavori con il bonus 110. Abbiamo termine ultimo il 31-12 per finire tutti i lavori. Siamo abbastanza in difficoltà perché al momento abbiamo raggiunto il 70%, l'80% delle opere di completamento.
Questo ci può portare delle grosse difficoltà sia a livello economico, a livello di impresa e anche ai nostri clienti, perché se entro il 31-12 non terminiamo i lavori rischiamo di perdere gli incentivi. I lavori sono partiti nel 2022, non siamo riusciti a rispettare i tempi perché ci sono state una serie di problematiche quali il blocco delle banche per i crediti e l'alluvione che ha colpito la nostra zona. In più abbiamo avuto anche difficoltà nel reperimento dei materiali, per esempio nel fabbricato qui di fianco siamo fermi con la parte del tetto perché non ci hanno ancora consegnato il coperto. Se non finiamo i lavori in tempo, si ribalta tutto sui clienti e sulle imprese. Dal 1 gennaio tutto quello che verrà fatturato non sarà più scontato il 110, ma solo il 70%, mettendo in difficoltà imprese, ma soprattutto le famiglie che hanno avviato i lavori di ristrutturazione. Noi speriamo che il governo faccia un provvedimento con questa finanziaria che dia l'opportunità ai cantieri che almeno hanno svolto il 60% dei lavori di poter continuare ad avere il 110% e terminare i lavori a giugno del 2024. Il superbonus ha dato una scossa a un mercato delle costruzioni che era bloccato. Il vero problema è che non si sono fatte delle regole certe e soprattutto non ci sono stati i controlli. E già, sicuramente uno dei punti è questo, non ci sono stati i controlli e adesso a farne le spese sono magari gli operai, i cantieri e anche i condomini che hanno investito su questa ristrutturazione. Quindi adesso? Eh sì, è proprio così, effettivamente quello che dice il servizio è esattamente un po' la fotografia di quello che è successo. Il super bonus, che probabilmente avrà uno stop o comunque una riduzione dal 2024, ha creato un grosso impatto sui conti dello Stato. Si stima, anzi sono proprio dichiarazioni del ministro Giorgetti di qualche giorno fa, che il buco, l'impatto sui conti pubblici sia stato di 37-38 miliardi di euro per appunto solo il super bonus. Se fosse stato prorogato altri 30 miliardi sarebbe diventato una misura piuttosto importante. Certo, non va taciuto che ha dato una grande spinta all'economia nel 21 e nel 22 italiana, soprattutto appunto trainata dal settore delle costruzioni, però a quale prezzo? E anche sul sistema paese ha avuto un impatto notevolissimo, mi riferisco in particolare alla cessione dei crediti, sono stati ceduti dei crediti, il governo ha messo mano più volte per la certificazione, il visto di conformità sui crediti, ma adesso i crediti non sono più recepiti dal sistema bancario, dalle poste, perché a loro volta i cessionari hanno raggiunto il loro plafond. Ci sono 30 miliardi di crediti incagliati, mettendo in difficoltà, in seria difficoltà finanziaria prima di tutto e poi forse anche economica, le imprese, perché chiaramente non avendo disponibilità finanziaria non riescono ad approvvigionarsi e magari non riescono proprio a portare fine a quei cantieri perché sono in grande difficoltà. Sarà una questione di riorganizzare le agevolazioni fiscali rendendole sostenibili, cercando di prevedere una sostenibilità sui conti pubblici e anche di razionalizzarli per renderle più chiare. E già, Baldassarri, quindi adesso la ricaduta è sugli operai, sui cittadini? Ma francamente la responsabilità è la follia di aver introdotto un bonus del 110%, perché vuol dire che il contribuente paga la ristrutturazione di un altro signore oltre il costo della ristrutturazione addirittura al 10% in più, e quindi è mancato sin dall'origine il controllo, cioè la famiglia che deve fare la ristrutturazione veniva contattata dicendo tanto tu non metti un euro, non ti importa niente, e questo ha fatto perdere il controllo di chi lavora e di chi fa i lavori e anche in parte l'aumento dei costi delle ristrutturazioni. È stato vorrei chiarire un punto. Attenzione, certo che ha dato un impulso alla ripresa del settore edilizio, ma questo impulso ci è costato 110 miliardi ed è andato a ristrutturare, come dice la Banca d'Italia, il 2% del patrimonio immobiliare italiano. Quindi è concentrato sul 2% del patrimonio con un costo per il contribuente, per il bilancio pubblico,
di 110 miliardi. E adesso il punto è adesso come se ne esce, perché i cantieri sono aperti, abbiamo visto, Nicolò, tantissimi commenti dei nostri telespettatori. Allora, guarda, qui c'è, ora la facciamo confetta. Un attimo, professore. Sì, c'è molti commenti, c'è molta preoccupazione sia sui fronti del superbonus sia sulla manovra, perché c'è l'incertezza sia sulle pensioni sia sulle tasse. Ma guardiamo, già si parla di staffetta tra bonus edilizi. Attenzione, la fine, aspetta, lo chiamo io quando la fine del superbonus al 110% col passaggio al 70%, ma soltanto per i palazzi, non per le unifamiliari e le villette, non comporta però la fine di tutte le agevolazioni fiscali, e quindi anche qui dobbiamo vedere se poi saremo sotto la lente dell'Europa e le ricadute sui conti pubblici. Quindi attenzione. Sono altri superbonus. Vediamo, allora, se chiamate il cartello sui benefici fiscali, possiamo vedere che vengono confermate, se me lo fate vedere anche, eccolo qua, il sisma bonus dal 70 all'85%, ci sono varie gradazioni, e poi l'eco bonus per i lavori pesanti al 75%. Qual è il punto? Che anche, e poi c'è anche il bonus barriera architettonica al 75%. Se si combinano il bonus energetico più il bonus sismico, si possono avere le caratteristiche di queste nuove agevolazioni che possono portare più soldi anche del super bonus. Quindi attenzione, da un lato, se ci sono i controlli e vengono fatte bene, sono occasioni per far ripartire l'edilizia, perché se riparte l'edilizia riparte l'economia, riparte la crescita economica. Però attenzione, perché possono portare una spesa complessiva più alta di quella del super bonus. Baldassari, la vedo perplessa, perché? No, io credo che in queste condizioni, ovviamente, chi ha già avviato i lavori, probabilmente, in buon senso si dice che andrà data una proroga, magari fino al 30 giugno dell'anno prossimo, per completare questi lavori. Ciò detto, è proprio il concetto del bonus che, a mio parere, è sbagliato e fuorviante, soprattutto quando questo bonus copre quasi tutti i costi delle ristrutturazioni, e chi beneficia della ristrutturazione non mette fuori un euro. Quindi non controlla i preventivi, non controlla i prezzi, e viene beneficiato da qualcun altro, che è il contribuente che paga le tasse. Questo è il principio sbagliato. Che ci siano degli incentivi al 30-40%, che è già tanto come contributo pubblico, mi va bene. Ma quando questi arrivano all'80, 90, 110%, francamente è inaccettabile, non è un provvedimento di buon senso. Vuole aggiungere una cosa, Laura? Sì, no, è vero, il super bonus ha comportato un aumento sconsiderato dei prezzi, perché i contribuenti non avevano nessun interesse ad abbassarli. È pure vero che a novembre del 2021 il governo aveva previsto l'asseverazione sulla congruità dei prezzi dei lavori effettivamente svolti, quindi per fortuna un pochino si è arginato il problema, però è vero che l'effetto che ha indotto è proprio quello. E poi, Nicolò, una riflessione, perché i rilievi ci sono arrivati dall'Europa, ma non solo. Bravi, sì, esatto, non solo dall'Europa, perché già l'Ufficio parlamentare di bilancio, cioè l'Authority dei conti pubblici, aveva dato dei rilievi forti contro la manovra economica, perché l'ha definita una manovra con misure frammentate, senza mancanza di visione, senza una prospettiva di crescita, e ha spiegato che il paese non si espande da un anno, e per il 2024 le previsioni sono sotto l'1,2% previsto dal governo. Quindi l'Ufficio parlamentare bilancio rispiega che questa mancata crescita deriva anche in parte perché il PNRR è bloccato. Allora dice, fa un paragone, spiega, i redditi dell'OCSE in tutti i paesi salgono meno da noi, meno 0,3%, e guardate i salari, sono bloccati da 30 anni, e i lavoratori italiani guadagnano 3.700 euro in meno all'anno della media europea, e questo ovviamente a parità di potere d'acquisto, 8.000 meno della Germania. Se non crescono i salari e i redditi, come fa a crescere l'economia? Esatto, il tema è questo, e si parla ancora di salario minimo, mentre l'Inghilterra sta decidendo di aumentare il salario minimo. Insomma, scelte, vedremo come andrà. Noi vi parliamo di quello che abbiamo proprio sul fuoco per domani. Domani parliamo di carne coltivata. Magari qualcuno all'estero di voi ha viaggiato e l'ha assaggiata. Noi vi spieghiamo il motivo del dibattito che si è acceso in questi giorni. Quindi scriveteci sui social, vi leggeremo, vi manderemo in diretta, e ci vediamo domani 12:25, Rai 3. Buona giornata.